Siamo qui in via Foria, dove purtroppo poche ore fa si è consumata una terribile tragedia, una storia drammatica. Un bimbo di soli 3 anni è caduto dalla finestra della sua casa del terzo piano. Urla strazianti, poi il tonfo, il corpicino purtroppo causa il volo di circa 15 metri. Non ha avuto scampo. E sono storie che non vorremmo raccontare mai. Il corpicino è rimasto esamine sul selciato, come vedete, sul posto. Gli uomini della questura, della squadra mobile, c'è ancora un cumulo di segatura, come vedete, che copre il sangue. Una vicenda terribile. Sono stati da poco completati i rilievi del caso, le indagini, come accade normalmente in questi casi, vanno in tutte le direzioni. Una vicenda, ripeto, drammatica, e non è la prima purtroppo che si consuma a Napoli. Questa qua, questo è il balcone da dove il bambino è precipitato. Non aggiungiamo altro, perché già di per sé la vicenda è veramente drammatica e anche molto triste, ma il dovere di cronaca è quella di raccontare tutto ciò che accade. Abbiamo veramente, con molta emozione, seguito questa vicenda. Vorremmo che non accadessero mai, ma purtroppo fanno parte dei drammi della vita. Io veramente ho la voce rotta dall'emozione, e con moltissima fatica che ho seguito tutta la vicenda mi sono deciso a fare questo servizio solo per dovere di cronaca, nient'altro. Nessun voyeurismo, nessuna voglia di essere ivrei. Sono immagini che non vorremmo mai raccontare. La polizia sta pulendo con detersivi e acqua la copiosissima macchia di sangue che è al suolo. C'è una correzione, abbiamo sentito anche il dirigente, un bambino di 4 anni e non di 3, una famiglia normalissima, e quindi la mamma è in attesa di un altro bambino che non stava bene. Una distrazione, il bimbo ha scavalcato la ringhiera ed è volato giù. Vi lascio, concludo questo breve servizio per Napoli News Magazine e Sinapsi News. Sergio Angrisano, Napoli.